Il pensiero e il linguaggio sono per un artista strumenti di un'arte. Ben ritrovati cari amici, ieri dopo le farfalline di Belen, alla vodka e al brandy, sempre con il mio Marco Tiesi, ben ritrovato a casa tua. Ben ritrovati voi. Stavi pregando? Aiutami signore, aiutami ad affrontare questa giornata culinaria. Perché sei preoccupato? Sono preoccupato perché c'è sempre quell'emozione, sì, che ci vuole. Di quelle due ricette che sono il nostro forte, ma sono giusto quelle due ricette. Ieri le farfalline di Belen e oggi la frittata. Frittatona alla Fornero. Scusa, alla Fornero. E che è sta confidenza? Perché alla Fornero la frittata? Perché? Lo dico, prova a tagliare, va? Ah. Lo dico, fai. Fammi capire, aspetta. Serviamo questo momento magari, sì, dopo. Cari amici, sempre in casa di Marco Tiesi, naturalmente nella sua cucina, anche oggi per ridere a crepapelle. Ieri veramente vi ho fatto assaggiare non solo la preparazione di queste farfalline rinomate ormai, le farfalle di Belen, ma vi ho anche fatto assaggiare un po' dell'artista che c'è in lui. Si può chiudere la bocca tranquillamente. Attore, conduttore, speaker radiofonico, presentatore, lo possiamo dire tranquillamente, presentatore, anche teatrante, sempre, e comunque cretino, no, di professione. Perché ci fai ridere, perché no, ci tieni sempre allegri, tutta la cric, la combricola, io vengo apposta qui per stare con te. E perciò, vieni dal cretino. Va bene. Frittatona alla Fornero. Cosa, allora, mi presenti? Frittatona alla Fornero. Giustamente, la Fornero. Perché durante il suo primo intervento televisivo aveva mangiato una frittata con tanto di cipolla rossa di Tropea. Ecco. Per cui. Ebbene, le uova. Le uova, 5 belle uova almeno ci vogliono. Tre cucchiai di farina e la nostra che me l'hai schiaffata lì, questa sempre di zio Aldo. La pancetta di zio Aldo. Voi sì, andate dal macellaio. Squisito. E chiedete, avete la pancetta di zio Aldo? E se non ce l'hanno? Desistono. Come diceva Totò. Cambiate no, no, salume. No. Bene. E la glassa di aceto balsamico, poi sì, per finire il tutto. Per finire. Bene, per si, finire. Si vede che sei un olio. Ragazzo sveglio. È vero? Sì. Sono sveglio? Svegliissimo. Perché? No, non mi fare così, guarda, non mi fare le imitazioni dell'albanese, perché altrimenti poi io te lo chiedo. Ma che intanto c'entra? Iniziamo a rompere le uova, a sbattere le uova e a dare il via alla preparazione di questa frittatona alla Fornero, anche se so che lui... Freme. Dimmi che devo fare. La pancetta anche oggi a cubetti? Sì, fai. La pancetta è il tuo forte. Intanto, signori, io vado a spaccare, sì, ma letteralmente a spaccare, il primo uovo. Le puoi mettere qui, caro? Posso mettere qua? Sì, tranquillo, per vai. Questo stavo dicendo. Volevi Volevo okay. vedere se tu eri attento. Però una cosa importante, per evitare che si creino quei grumi antipaticissimi, attenzione. Il cucchiaio, devo dire che è proprio l'ideale. Se tu non mi fai finire di parlare, che ne sai che ci devo fare questo cucchiaio? Lo sai che io parlo sempre sopra. No, tu parli proprio Va bene, dai. Guarda, abbiamo detto 3 cucchiai di... Sì. Un po' meno. Ecco. Andiamo ad alternare. Un uovo. Una rottura di uova. Un cucchiaio di farina, ok? Bene. Adesso andiamo a rompere un altro uovo, eh? Quando è che l'hai realizzata questa ricetta per la prima volta? Ragazza, te lo dico dopo. Va bene. Allora, ieri parlavamo appunto di questo percorso artistico iniziato un po' proprio perché ce l'hai
nella tua natura, diciamolo. Sì, perché non riesco a stare fermo. Non riesco a stare fermo. Riesco a stare fermo e quando vedo un microfono mi sfottono anche i fratelli, è inutile. Quando vedi un microfono quando vedo un microfono tu, per fortuna non è una bella ragazza, un microfono, insomma, un pezzo una capsula, vero? Certo, sì. Per un microfono. Un aggeggio per poter amplificare, o meglio, per poter diffondere captare un po' di... quando vedo opere, omissioni. Per mia grandissima colpa. Quando ho aperto la porta e fatto entrare te. Oh, questa è la verità. Scherzo, gioia. Dio, bello. Scherzo, mio. Scherzo, sì, scherzo. Sì, va bene, lo so che mi vuoi bene. Intanto, prima di andare avanti con la farina, le uova e quant'altro, dicevamo, quindi questa carriera artistica, ok? Però, voglio dirci, hai anche una certa età. Sei ancora in casa di mamma. E dalle. Da quant'è che ti sto dicendo? Sistemati, Marco, sistemati, perché tardi, sistemati, io ti voglio bene. Dovevamo uscire per caso, sistemati, che mi devo mettere? Va bene. Sai che ho fatto una grande cavolata? Cioè? Cioè, dovevo praticamente sbattere un uovo e poi mettere un cucchiaio di farina. Poi sbattere un altro, per evitare che si facessero i grumi, invece ho fatto tutta quanta. Vabbè, dai, non ti preoccupare, un po' di energia in più. Vai con questo bel polso, scusami, caro. Intanto, come la vuoi questa pancetta? Anche io oggi. Sì, facciamo a cambio. Dai, vieni. Santa Barbara. Che fa bene, dai. Sì, sì. Ti spacco. Te lo dico io che fa bene. Un altro uovo, vai. Ah, non badiamo a spese oggi. Non badiamo a spese. Crepi l'avarizia là. Frittatona di cipolla alla Fornero. Con tanto di cipolla, ma di quelle che ti fanno uscire le lacrime come me. Visto che mi hai saltato il discorso, naturalmente. Io intanto saluto la mia bellissima, dolcissima Giusy. Ciao Giusy. Ah, la conosci? E con questo ho detto tutto. Chi è questa, perché tu la conosci? La presenti? Ah, la conosci? Vabbè, ok. Intanto, forse l'abbiamo sistemato, ce l'ho fatta finalmente. Ah, signora mia, per quanto tempo ho sbraitato? Quanto tempo devo dire, però si è preso il tempo giusto, proprio quello che serviva per trovare quel tesoro. Un po' di tempo per stare zitta, tu no, però, eh? No, vai avanti. Allora, in albanese, ti prego. Sì. Di continuare questi regia, quanti minuti mancano prima della pubblicità? Due minuti. Regia, che devo fare? Scusa, non ho capito. Diventa albanese, tipo. Come diventa albanese? Ma chi lo so? Ma non lo conosco l'albanese. Ma non conosco l'albanese. Tutti i nostri amici lo stanno chiedendo. Vabbè, sì, lo stanno chiedendo. Non li sento, non li sento. Zitto, cretino. Hai capito? Ecco. Ho sentito. Vai, su. Ma io non conosco, ma io più che altro l'accento albanese. Attento a non tagliarti, l'accento albanese. E salutiamo tutti gli albanesi di origine e di provenienza. Altro, anche perché un po' del mio sangue è albanese. E appunto, per quello lo sai fare bene, e forza. Hai capito? Sbatte l'uova e fregatene tu, non ti preoccupare. Vai, sbatte velocemente. Lo sbattimento di uova per te è qualcosa di eccezionale. Lo vedi come lo sai fare? Brava, sbatta. Hai capito? Ho capito. Oh, è venuta a rompere l'uovo nel paniere. Quest'oggi lei, la Anna Loi di Otto Video Calabria, è venuta. E mo le facciamo sbattere le uova per fare la frittatona. La frittatona, cari alla amici, Fornero. Si va avanti capito? Così, si va avanti così. Dopo la pubblicità, sentite, lui è eccezionale. Sempre lui, il mio amico Marco Tiesi. Dai, ci ritroviamo dopo. Una picca di... dove ci troviamo dopo? Qui, dove ci troviamo? Dopo te ne devi dire alla casa tua, basta. Hai finito? Vabbè, dopo la pubblicità magari, dopo va? Dopo la pubblicità te ne va. Quante risate, ma la vuoi smettere? Io sapevo di farmi male in questi due giorni, ma non fino a questo punto dalle risate, si intende, cari amici. Bene, e dai. Quindi, lo pensavo che da ieri sera, non magari. Sì, ancora, sto ridendo, guarda, sto ridendo ancora fino a ieri sera. Con Napoli, com'è? Napoli, la torre degli asinelli. Napoli, o Duomo. O Duomo. Napoli, o Po. O Po, a Napoli. Se fossi, so, guarda, sei troppo goccia, ci sarà passata. Allora, frittatore Fornero qui, sì, andiamo avanti. Allora, tu inserisciti in questo loco adesso e mi vai, mi vai a sminuzzare. Sì. Mi vai a sminuzzare intanto questa qui. Tu spiegami il concetto, io cerco di realizzarlo. Quindi, allora, la cipolla. La cipolla, mi vai a sminuzzare la cipolla in fettine sottili per piacere, perché poi andrà adagiata in questa pastella, in queste sbatti uova. Un altro po', tesoro, va. Sbatti, sbatti. Non andare ecco, vedi? Via. Ma hai messo la farina
Ho messo la farina e 5 o 6 uova. Ecco. Non so quante ne ha fatte la gallina oggi. 5, io premevo 1, sulla panza 2, stamattina 3. e falla un'altra, quelle invece no. Ah, poi... pure le galline, ma? Sì. Ah. Poi è venuto il gallo, si è incazzato. Che meraviglia. Ah, si è arrabbiato questo gallo. Ma saluta anche il tuo fratellino, tua sorella, che è una famiglia stupenda. Dai, facciamo un punto. Ci vorrebbero 7 puntate, ci vorrebbero. Facciamo un punto. Devo salutare. Vai. La mia sorellina. Ecco. Che poi è la più grande della famiglia. Certo. Cioè è la primogenia. È un genio davvero quella ragazza. Capito? Lasciamelo dire. Ma la mia prima insegnante di matematica e fisica. Cioè, tua mamma. Non ci ha azzeccato neanche un teorema, porco zio. No. Porca miseria. Attenzione che ti fai male. Tranquillo. E poi vedi le lacrime. Ecco, lo so, mi vuoi fare piangere, lo stiamo facendo apposta. Sì, vedi che fa effetto, comincia a fare effetto, sì, vedi? Molto. Yeah! E dicevo, Maria Francesca. Mm? Sì, Maria Francesca, che è insegnante di matematica e fisica. Le mie materie preferite. Fuori. Infatti, no, posso rimanere tranquillamente dentro perché è tutto il contrario. Hai visto? Rimango qui con te. Ah, sì. Benissimo. Hai acquistato punti allora. Ecco, bene. Poi Gianluca, il mio fratello, nonché socio. Sì. E poi c'è il fratellino. Mi stai facendo piangere davvero, guarda, sei proprio disonesto. Sei commosso. Dai, inizia con qualche argomento toccante, ti prego. Famiglia, quindi dicevi. Famiglia. E poi... Fratello lontano, questo potrebbe essere un argomento toccante. Fratello lontano? Sì, non stava a Bruxelles tuo fratello? Stava a Lussemburgo. Ah, a Lussemburgo. No, lontano, pensavo avesse parcheggiato lontano. No, adesso è qui. Ah, è qui! E Ivi, il loco! In che senso? È ritornato in Italia! È ritornato in Italia! Sì! Bellissima notizia, qui in diretta da casa tua! Hai capito? Da quanto? Perché si parla tanto di fuga dei cervelli. Non l'hanno voluto neanche fuori. Ma vai, via. No, vai. Veramente? No, scherzo, no. Uno, devo dire... Vado? Adesso, con la cipolla? Vai, ma sì, vai. Ecco. Ma vai. Devo dire che lui, con un nostro sommo piacere, sì, che intanto si è sposato, ha avuto una splendida bambina. Veramente? Sì. E questa è un'altra novità. Si vede che ci manco da 2 anni. Nostre telefonate, naturalmente, ormai sono vengono messe certe cose, purtroppo. Sì. Ci diciamo piuttosto del rapporto con Giusy. Ecco, magari parliamo più di quello. Sì, è vero. E di queste cose poi invece non secondario. Parliamo. Quindi avuto una bambina. Una bambina splendida, Matilde. E poi sono ritornati qui in Italia, sì. Fortunatamente, nonostante il lavoro, sappiamo bene quale sia la situazione in Italia. Fortunatamente, certo, sia lui che il la moglie, grande cervello, Emanuela, però, hanno trovato posto qui in Italia, ci fa enormemente piacere, quindi abbiamo il piacere di riaverli anche al nostro fianco. Che bello, bellissimo. Hai capito? Sì. E questa è una bella notizia che mi hai dato. Quindi la famiglia, piano piano, È ritornata tutta l'ovile. All'ovile. Bene, invece... Poi, nato a Cosenza. Intanto, sì, aspetta che piango perché... Vedi, ecco, la Fornero fa effetto, signori miei. Sì. La Fornero fa effetto. Ecco, dimmi qualcosa di angosciante. Che ti devo dire? Non lo so. Come di angosciante? A che possiamo pensare? Che vuoi pensare? No, lascia stare. Lascia stare. Qualcuno ti deve soldi, Marco? Qualcuno ti deve soldi, Marco? Non tocchiamo questo argomento, no, ti prego. Va bene. Ma questa è una situazione che riguarda un po' tutti gli italiani. Generico. Non vi cullate però, iniziate a vendere... qualche appezzamento di terreno, qualche pezzo della vostra mansarda, soffitta, sì, parente, moglie, giusto, figlio, nipote, insomma. Comprate un bello carro armato. Sborsiamo un po' e paghiamo. Vabbè, niente, andiamo avanti. Quindi dicevamo, questa laurea attinente appunto al tuo lavoro. Laureato in discipline economiche e sociali. Ti ricordi la tua tesi? La mia tesi è una tesi in demografia. Sì. Ecco. Non ti dico quale paese ho trattato. No. Perché trattandosi di demografia, dato che non ci rientravo con i numeri, ho fatto morire tante di quelle persone, ho fatto nascere tanti di quei bambini. Veramente? Dimmi. Non posso dire paese, altrimenti... Ok, non si può dire. Intanto la nostra frittatona alla Fornero va avanti. Va avanti. E noi tra poco, sai che cosa faremo? Andremo poi alla padella. Accenderemo il gas. Subito. Subito. Come dici tu? Perciò dico subito. E subito, certo.
Mamma mia, cari amici. Su www.casatua.tv potrete ritrovare la puntata di ieri con Marco Tiesi, le farfalline alla vodka e al brandy di Belen. E oggi la frittatona alla Fornero. Ma in realtà sono soltanto un pezzo, diciamo. Misero oggi occupano le nostre ricette, ieri hanno occupato le nostre ricette insieme a Marco Tiesi, perché c'è tanto da raccontare, questa bella amicizia, questo personaggio l'avrete già visto chissà quante volte, ascoltato chissà quanti giorni e quante sere nel suo sound check. Ogni da lunedì al mercoledì, ogni sera dalle 19 alle 21. Chissà da fa. Ma ti possono ascoltare anche in streaming? Certo, bello. Su www.radiosound.fm. Ci ascoltano da tutte le parti del mondo. È una cosa bellissima, perché noi possiamo vedere su una schermata quanti contatti ci sono sullo streaming, sia dall'Italia che dal resto del mondo. Che tipo di risposta avete? E chi li sente? E chi li sente? Apposta. No, vai. Nel senso, no, è bello, perché poi ci contattano ovviamente su Facebook. Tante persone anche Canada, ormai, Australia. Sì. Ormai è Facebook quello che ci tiene in contatto con ormai con non il si mondo. Usa più l'SMS e la telefonata per richiedere il brano. Come è cambiato? Carità, è cambiato davvero. Alcune volte ricordati, diciamo, sempre che c'è la padella con l'olio salve. Sul gas. Ah, sì. Sì. E alcune volte ci domandiamo, ma ci sta ascoltando qualcuno? Ma possibile? Invece sì. Pochi SMS, poche telefonate. È poi cambiato il modo invece di comunicare. E ti dicono, sai, ascoltavo quando dicevi quella cavolata. Sì. Normale. Naturalmente. E allora dico, allora vedi. Però sì, perché sono cambiati i tempi, Anna. Senti, animale così da palcoscenico. Animale, grande, piccolo animaletto da palcoscenico. Dimmi una cosa, ma tra tutte le attività alle quali ti dedichi, teatro, cinema, radio, televisione, quella che ti prende di più, quella alla quale non riusciresti mai a rinunciare, qual è? Quale attività? Questa è dura. Prima di tutto non rinuncerei mai alla mia attività principale, ecco, questa è una cosa, assolutamente. Le ricerche di mercato, sì. La mia azienda insieme ai miei fratelli, quella mai, assolutamente, anche se ci fa soffrire visto il periodo, sicuramente, però è una cosa che non... Siete gente onesta, naturalmente, lavorate onestamente, intanto vado a spadellarti brava. La tua, ecco. Che donna, ho scelto davvero un assistente cuoca davvero... Ha voglia! Con le uova proprio. Con le uova, dicevamo, sì. Quindi la tua passione è quella per l'azienda, però, fondamentale. Sì, però guarda, la radio è una cosa bellissima. Teatro non lo lascerei nemmeno, un po' di cinema starebbe pure ogni tanto, ed è una cosa che mi piace fare. So che fra poco negli studi della radio, presso il quale tu sei speaker, cosa avverrà? Le riprese di qua, diamo una piccola anticipazione. Ecco, una piccola anticipazione, visto che ancora non possiamo dare tante informazioni, però sì, nel mese di luglio, a fine luglio. Luglio col bene che ti voglio. Sì, dammi il tuo portafoglio. Sì. Ci saranno le riprese di un film che si girerà qui su Cosenza e provincia proprio per il cinema, e alcune scene verranno girate all'interno degli studi di Radio Sound, dove... ci sarò io a... punto interrogativo. Qui per scoprire come andrà avanti questa frittata, ce la stiamo portando tra una chiacchiera e l'altra, qui con questo grande amico Marco Tiesi. Dopo la pubblicità, naturalmente, forse ce la faremo a portarla a compimento. Chi lo sa? Non lo so. Rimanete qui, naturalmente. Cari amici, stiamo andando avanti con la nostra frittatona alla Fornero. Alla Fornero, naturalmente, per la presenza della cipolla, abbiamo detto. Intanto l'olio sfrigola. Sì. Assolutamente, quindi tu vai. Yeah! Che emozione. E dopo quella gita a Sanremese, dove ho assaggiato le farfalline alla vodka. Ma che buona! Di Belen. Ma sì. Ti voglio quando deve girare la frittata. Signora mia. E chi la gira? Non la giro. La gireremo insieme la frittata. Va bene, se ok. Facciamo proprio la frittata. Va benissimo, la gireremo insieme. E io sai che cosa vorrei fare anche in questi casi? Dimmi. Perché sai. Sì. Questo no, chiudivi io, questo... Nacho. No, dico, volevo anche un po' girare, sai, perché questa è una tattica molto per evitare
per che cacchio ne so, per evitare che ma lo dovevo utilizzare sto coso qua, no? Era lì sopra. Certo. Ecco, rimetti tutto a posto, tesoro. Ecco. Tutto bene, tutto bene. Lui nella vita è imprenditore, è conduttore, è un artista a 360 gradi, ma non è un cuoco. Non ha mai neanche provato, solo tentato a realizzare prima di oggi la frittatona alla Fornero. Diciamolo! Mentre ieri con le farfalline di Belen, voglio dire, qualche anticipazione nei secoli orsono l'abbiamo, diciamo, assaggiata, veramente questa oggi è la prima volta, ve lo volevo dire, perché ha deciso di capovolgere la frittata proprio a telecamere aperte, quindi non garantisco, cari amici, va bene? Tranquilli. È un nuovo metodo di suicidio questo. No, vabbè, tranquillo, vedi, intanto tesoro, non ti preoccupare, faremo bene un attimino a coprirla questa frittatina, che dici? Che dici? Spostati un po' che ci penso io. Intanto intrattieni i nostri amici, ricapitolando un po' i semplici ingredienti che tu oggi hai utilizzato per realizzare la frittatina, frittatina, se mai verrà una frittatina o un omelette, non so. Frittata. Una passata di alla uova. Fornero. Ok, vai. Semplicissimo, gli ingredienti. Mezzo chilo di spaghetti, no, quello non c'entra il cacchio. Allora, prendete 5 uova, 5 uova, poi 3 cucchiai di farina. Sicuro che è farina? Sì, farina, farina, sì, sicuro che è farina. Farina 00. Un po' di pancetta a cubetti, oppure striscioline più fini. Poi cipolla, quanta ne volete voi cipolla? Certo, 2. Per 5 uova bastano. Ma se vogliono piangere di più? Che piangessero pure, ma voglio insomma, dire, insomma, di argomenti ce ne sono durante il giorno abbastanza, già a sufficienza. E poi? E poi? Poi l'olio. L'olio. L'olio per piacere, che olio ci vuole? Extravergine d'oliva, rigorosamente Statti, tu sai bene, conosci l'azienda, quindi certo, certo. Anche tu sposi bene questa idea di utilizzare quest'olio. E l'olio è qua, sempre qua. Statti qua ed è sempre qui con noi. Ecco, Statti qua. Cioè, ci sono arrivata dopo, no, è una cosa. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, te lo spiego dopo, dai, non devo avere fretta. Mi manchi, anche mi tu, manchi. Anche tu mi manchi, sì. Come facciamo? Però sai di cosa sono contenta? Sono contenta che tante persone, io ti ho descritto, sai, soprattutto alla mia famiglia, alle mie sorelle, ho sempre parlato di questo grande amico Marco che ho a Cosenza, a Rende, grande dentro sicuramente, e anche fuori, dai, uno quando è grande dentro è grande pure fuori, diciamolo, nella botte piccola non crescono i bei fiori, come diceva qualcuno. 1,70 m col ciuffo? Certo, rigorosamente, alla Mirko di Kiss Me Licia. Però dai, se non mi distogli. Chiedo scusa. Ecco, ti hanno conosciuto prima di quel giorno, poi ti vedranno in quel famoso giorno dove io forse non avrò il tempo proprio di dire. No, ce l'avrò il tempo di presentarti praticamente. Quindi sono contenta che ti hanno conosciuto così, ok? Bene. Ci vedremo presto di persona. Presto, presto, non diciamo dove, non diciamo quando. No. Ah, come è stata la mia frittata? Benissimo. Una volta nella vita, non dico sempre, una volta. Scusate. Mi ha dovuto far fare la frittata stasera. Grazie, ragazzi. Io ti ringrazio per l'aiuto. Vieni a girarla, va. Non ce la posso fare. Intanto qui sento. Sento puzzo di bruciato. Ecco, intanto qui. Porca di una miseria. Porca. Cari amici. Oggi non ce la posso fare. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. E vai! Bravo! Bravo! Stand Innovation a Marco Tiesi e la frittata non è neanche fatta. Bruciata. Sto sudando, ragazzi, oggi non veramente rischio. La cosa che ti metto di sotto Sì, la cappa, accendi la cappa. Sì. Il fumo qui emana la qualsiasi, cioè la signora sta. No, c'è tua mamma veramente seriamente preoccupata, dice quando ti sposi te ne vai per favore a bruciare le padelle di tua moglie da qualche parte, eh? Che una dici? Una cucina nuova te compro, madre, ti compro madre, una cucina stavamo nuova, parlando giuro. Che ti devi sposare, Marco, basta con sta madre, per cortesia. Vabbè, la cucina è di mia madre, e che devo fare? Crocca, non fare danni alla mia frittata. Croccante. Ragazzi, signore, io vedete ti prego, la pancetta come spigola. Dai, e dopo c'è il tocco finale che è bellissimo. Sì, dovresti, io direi che dovrei fare, una spolverata te? Di zucchero a quello. Piangere.
funziona. Vedi? Alla Fornero. Va che bene. È pronta? Ci siamo. Marco, ci siamo. Direi una spolverata di zucchero al velo. Mi parsi il piatto? Zucchero al velo? Vado a prendere sta. Signore, l'ultimo aiuto, dopo di che non te ne chiedo più, grazie. Sì, vai a prendere questa frittata. Guarda lì, guarda. Cari amici. È rimasta impennata. Per favore. La frittata rimane portala, impennata. Portala da questa parte. Signori, che ne dite? Non è mica un bel vedere. No, è buonissimo. Ma sicuramente al palato sarà qualcosa. Diciamo che fa piangere. Sì. Come la volevi far scegliere? Questa? Ma dai, ti prego. Qui ho la regia che sta impazzendo. Sì, ti prego. Mi rilassa. Stai tranquilla. Come va a farcita? Con una manovra, lacrime e sangue, ovviamente. Le lacrime della cipolla. Le lacrime del popolo italiano, ecco ormai. Ecco. Un po' di... Spremuta. Sangue. Hai capito? Ecco. Che non guasta mai. No, ecco, e vai. Questa è però post-avanguardista, come frittata, ci siamo. Ecco, cari amici, lui naturalmente, vedete le lacrime ormai, lasciano la loro scia, assolutamente, non ho la possibilità di rifare il trucco, cioè. Neanche mi interessa più di tanto, via, ecco, mi arriva qualche fazzoletto così, mamma mia, che emozione, sei con commossa, i grandi amici, certo tesoro mio, tu mi fai sempre commuovere, ma vediamo come si presenta la frittata. Speravo non lo che facesse, commozione. sinceramente proprio... Farà. Ecco, c'è qualcuno dietro le telecamere, non la mangiare. No, e invece guardate. C'è il cameraman che, essendo un tipo obiettivo, dice: ma... e invece, com'è? Guardate, vedi? Buonissima. È vero? Il punto giusto. Eppure, sai che ti dico? Dimmi, caro. Che io la vorrei assaggiare. Cioè, guarda, io... prendi la forchetta, va. Guarda, io non mi chiuderò mai nell'agenzia delle entrate. Non andrò mai a fare dei gesti allora, inconsulti. Ti faccio un pezzo. Ma mi voglio ammazzare così, credimi. Vai. Ecco, vedi. Davvero? Si sta sprigionando un po' un aroma orientale. Hai fatto? Sì, vabbè, con le mani dici? Certo, con le mani. E brucia. Cari amici. Una frittata fatta con i piedi, per forza con le mani la devi mangiare. Ma tu. Sei un mito. Cari amici, lui è Marco Tiesi, ieri l'avete visto nella versione delle farfalline di Belen in brandy e vodka, oggi nella sua fantastica frittatona alla Fornero con salsine di aceto balsamico. Per oggi è tutto, direi, quanto basta, può bastare. Un saluto, un abbraccio a tutti quanti voi, vi ricordo che potete votare questa ricetta, naturalmente la simpatia di questo amicone, sul nostro sito www.acasatua.tv. Meglio che se la mangi tutta, perché credo che la mangerà solo lui. A domani, ciao! A domani, in ospedale però, Marco Tiesi. Vai!